Sindaco, ci siamo occupati della vicenda della famiglia Speranza per l'Autosburgo. Ecco, è stato risolto il problema. Sì, ancora una volta mettendoci una mano sulla coscienza, perché conosciamo, diciamo, le condizioni anche strutturali di quella particolare zona, per i motivi per i quali siamo oggi qui appunto a progettare i nuovi impianti fognari a Scinà, a Ciambra, potenziare quelli della Tonnara, e abbiamo risolto il problema mandando l'Autosburgo anche lì con un atto, un puro gesto d'amore. Proprio per questi motivi, infatti, oggi con i tecnici incaricati abbiamo avviato concretamente la progettazione che ci vedrà nei prossimi mesi avviare i lavori per portare il nuovo sistema fognario, quindi con nuove pompe di sollevamento, nei quartieri di Scinà, di Ciambra, e potenziamento di quello già esistente alla Tonnara. Delle opere essenziali, primarie, fondamentali, in luoghi dove mai si era intervenuti sotto questo aspetto. Ecco, oggi siete in località Scinà, sopralluogo tra sindaco e tecnici del comune, ecco perché. Oggi siamo segnatamente alla Ciambra perché, grazie ad un finanziamento che abbiamo ottenuto di circa 700.000 euro, abbiamo deciso di investire proprio nelle zone periferiche della città, quindi ripeto, la Ciambra, Scinà e potenzialmente la Tonnara, preferendolo rispetto ad altri tipi di interventi che avremmo legittimamente potuto scegliere di fare, ma abbiamo invece deciso fortemente di investire in queste zone, quindi siamo qui con i tecnici e comunali, con parte dell'amministrazione, con i progettisti esterni incaricati, proprio perché diamo avvio concreto alla progettazione. Si andrà poi, la progettazione andrà alla SUAP per appaltare i lavori, quindi nel giro di qualche mese concretamente vedremo l'avvio dei lavori, risolveremo dei problemi che da decenni, da sempre, mai erano stati concretamente affrontati. Questi sono gli impegni che lei nei vari comizi ha detto, impegno per Palmi. Bravo. Assolutamente, abbiamo detto sin dall'inizio, e lo stiamo mantenendo per fortuna, lo dico con orgoglio, adesso che stiamo amministrando, le priorità sono le cose essenziali. Quella ordinaria amministrazione, quei servizi primari che sono sempre mancati, come il decoro urbano, come il problema degli allagamenti, che risolveremo con un altro progetto importante che abbiamo ottenuto, i patti per il Sud, dove andremo a sistemare quelle che sono priorità assolute per la nostra città, soprattutto per la zona costiera. Se diciamo che dobbiamo e vogliamo essere una città turistica e stiamo perseguendo questo obiettivo, dobbiamo innanzitutto garantire i servizi essenziali e tutelare, garantire la dignità delle persone che questi posti li vivono quotidianamente.